Salve a tutti ragazzi, sono sempre io Menzo, benvenuti in questo nuovo video di FIFA Road to Championship. Oggi sono qui in versione nano dal giardino, sempre uno dei sette nani. Partita importantissima, Lazio-Inter, partita al vertice, sfida al vertice. Siamo prima, siamo seconda e terza, seconda la Lazio, terzi noi. Siamo qui dopo una lunghissima pausa di nuovo con il Road to Championship e torniamo con una nuova formazione che adesso vedrete. Siamo nel mercato di gennaio, ho già in mente chi comprare, ma comunque datemi dei consigli buoni se avete comunque qualcuno di forte. Uno praticamente l'abbiamo già venduto, che è Hugo Lloris. Oggi gioca, perché comunque il mercato non è ancora iniziato, inizierà la prossima giornata. L'abbiamo venduto per circa 15 milioni. Avete visto tutti che comunque Lloris non si è comportato molto bene. Oggi farà i miracoli, ma comunque non si è comportato molto bene. Siamo qui con una nuova formazione, un 4-4-2 con il centrocampo a rombo. I due attaccanti sono Royce e Palacio. Voglio provare comunque. Faccio presto a cambiare, a mettere di nuovo a 3. Questa è la classifica. Abbiamo perso malamente contro il Milan e contro il Napoli. Abbiamo perso le prime posizioni in classifica. Eravamo primi, se vi ricordate. E torniamo con questa nuova formazione. Appunto, questa è quella della Lazio 4-4-1-1. Conclusione supportato da Ederson. Mi spaventano molto Candreva e Lulic. E questa è la nostra. Lloris, Campagnaro, Ranocchia, Juan Jesus, Nagatomo sinistra, che ha chiesto di essere ceduto. Quindi anche lui partirà. Quindi avrò bisogno di un terzino sinistro. Ho già individuato chi, purtroppo è un po' vecchio, però fa lo stesso. Wijnaldum davanti e vedete Kovacic dietro, Palacio e Royce con Jonathan a destra e Alvarez a sinistra. Quindi siamo partiti. Ledesma subito. Close. Parte forte la Lazio, Ederson, Wijnaldum, sempre lui, sempre lì, sul pezzo. Palacio, buona la palla per Kovacic, colpisce di testa, c'è Siani, più grosso fisicamente, più forte fisicamente, di gamba, di fisico, di tette, di seno, di spalle, di culo, qualunque cosa, più forte di Kovacic comunque fisicamente. Klose sta facendo i numeri, fa i numerini, cà dove vuoi andare, Campagnaro, per Lloris, indietro. Rilancio lungo di Hugo, buona la palla, Marco Royce. C'è Alvarez, che vede Kovacic. Sempre contro Siani. Kovacic. Non era per lui, ovviamente, la palla. Però fa lo stesso. Qui il gioco lo dà dove gli pare. Comunque. Klose, Juan Jesus per stopparlo. Il numero di Klose. Esce Lloris, poi rientra. Ancora Juan Jesus. Uf, pericoloso Klose. Pericoloso Miroslav. Soprattutto qui sul calcio d'angolo. Battuto da Candreva. Ora. Colpo di testa di Ricky Alvarez. Lloris non esce. Resta nell'area piccola, lì, aspettare che qualcuno la infili in porta. Ma. Campagnaro. Buono il lancio per Rodrigo. La palla arriva quasi a Marco Royce. Gonzales, buon numero, ottimo. Wijnaldum. Johnny. Kovacic. Dalla sui piedi, dagliela sui piedi. Fuori gioco? Cosa è successo? Cosa hai fischiato, Albatros. Ranocchia, guardate che passaggio. Arriva dopo mezz'ora. Wijnaldum, si fa vedere Kovacic. Poi Marco Royce. Ancora Matteo Kovacic, attenzione. Questa sfida è importantissima. Wijnaldum. Wijnaldum che viene da un gol spettacolare contro il Milan, ragazzi. Inutile, ma spettacolare. Mamma mia. Quindi la soluzione da fuori è un po' anche il suo forte. Royce. Non è in fuorigioco. Non è in fuorigioco. Kovacic, che prova il tiro, il palo. Marchetti, facile, così, easy. Subito l'Inter anche pericoloso al quindicesimo con un palo di Matteo Kovacic. Ottima la palla di non mi ricordo chi. Ranocchia, lento come sempre. Ho bisogno anche di un nuovo centrale, anche perché venderò Andreolli se qualcuno me lo compra. Kivu, che comunque è considerato un terzino in questo gioco. Anche se può fare ovviamente anche da centrale. Ranocchia qua fa fallo. Cristo. Candreva cosa fa? Tira? Che palla per Konko. Poi Lloris con le mani. Ma cosa è successo? Sana. Oddio, può andare Marco. Può andare Marco da solo. Può andare Marco Royce. Oddio Marco. Oddio Marco. No, 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 non sbagliare Marco. Marco Royce! Marco Royce, che fenomeno che è questo giocatore. 9 gol in campionato. Al ventesimo. Porta in vantaggio l'Inter. 1-0. Importantissimo, Marco Royce. Che ripartenza, ha bruciato tutti, ha bruciato tutti. E il tiro da fuori area, sulla linea, preciso. Alla sinistra di Marchetti non può nulla, al ventesimo l'Inter è 1-0.
Ok, forza Kovacic subito. Riparte, Palacio, per sempre magia. Vede, vede Kovacic. Un po' lento nel girarsi, anche Palacio. Una stanchezza generale. Poi Kovacic prova a riconquistare palla. L'arbitro fa. Ma io non capisco cosa ha fischiato, arbitro. Arbitro, direttore. Ha perso il senno? Ranocchia, non colpisce mai la palla di testa. In scivolata sì. Non è fallo, eh. Oddio Royce, oddio che palla per Palacio. Dillo che non ci arriva mai. Va bene Rodrigo, va bene. Manca da tanto al gol Rodrigo, peccato. È partito benissimo all'inizio del campionato, ma poi purtroppo in quella posizione defilata nei tre d'attacco si trova non benissimo. Però io voglio farlo giocare comunque, voglio dargli fiducia. Che so chi è Rodrigo, non prendiamoci in giro. Cioè non è che perché non segna non devo farlo, far go non devo farlo giocare, sto farneticando. Kovacic, perché comunque serve anche buoni assist, come questo per Matteo Kovacic, davanti a Marchetti che prova il tiro in diagonale, c'è Marco Reus, con Ko in scivolata, poi Wijnaldum recupera, c'è ancora Rodrigo Palacio, che prova il tiro di esterno destro, ancora Marchetti, va bene, siamo pericolosi ragazzi, siamo pericolosi. Kovacic, può andare ancora Matteo, non è, questo non è, però questo non è fallo, capito? Come un'onda, no. Oh, attenzione, buco. Buco della difesa dell'Inter. C'è Candreva. E la Madonna, Juan Jesus. E la Madonna, Juan Jesus. Mamma mia, che chiusura di Juan. Attenzione, palla per Rodrigo. Attenzione, palla per Rodrigo. Radu interviene. E poi Juan Jesus non colpisce la palla di testa. Ci arriva Anderson. E alle, via. Attenzione, ha un'altra occasione. Candreva. Stavolta torna Alvarez al posto di Juan Jesus. Attenzione, il colpo di testa a Lloris. Forza, forza, veloce, veloce. Fai la ripartenza, Ricky. La ripartenza. Il lancio. Oddio, per Rodrigo. Dai che ci arrivi. Dai che ci arrivi. Dai che ci arrivi. Ti levi dal cazzo. Porca puttana, oh. Sembrava la carriola. Faceva fare la carriola. Sarà rimessa lunga. Sbagliata del. Oddio, non è uscita. Xana. Forza, pressiamo. Pressiamo alti. Forza, Rodrigo. Forza Rodrigo, spingi con quelle spalle, cazzo. Dai Johnny. Ederson, buonissima la palla per Gonzales. Poi Ranocchia ritorna per fortuna, bene, bene. Attenzione, c'è un buco. Non mi ragazzi, non so come fare a fare cambiare il giocatore, non me lo cambia. Adesso si vedeva benissimo che qualcun altro ci poteva andare al posto di Royce, ma tipo Palacio poteva andarci. Guardate che palla per Wijnaldum di Johnny. Ce la farà? No, niente, ho provato a metterla in mezzo, ma niente, non ci sono riuscito. 41esimo, 1-0 Inter in casa della Lazio. Marchetti è pronto al rinvio. Ranocchia ostacola bene Klose. Poi Kovacic. Royce. Per Wijnaldum che si era spostato un attimo l'attacco. Wijnaldum che viene da un gran gol contro il Milan. Il tiro, il diagonale. Ottima la parata di Marchetti. Marco Royce batterà il calcio d'angolo. Dove c'è Kovacic? Non ci arriva nessuno. Riparte la controffensiva della Lazio con Konko. Inseguito da Ranocchia. C'è Juan Jesus che ritorna. Perfetto, perfetto in chiusura. Buona la formazione così 4-4-2 a rombo. Molto compatta che riusciamo comunque a ripartire bene. Con giocatori veloci comunque come Marco Reus, Johnny, Juan Jesus. La tiene in campo, attenzione. Tipo adesso io volevo farci andare Kovacic, però non mi cambia il giocatore, va bene Royce, però. Attenzione, Royce la recupera. Si è fatto male un giocatore della Lazio, credo fosse rigore addirittura. Va bene, finisce qui il primo tempo. Dai ragazzi. Un bel gol di Marco Royce che si è fatto tutto il campo praticamente di corsa. Ripartiamo subito, intanto il Milan ha vinto 4-0, porca puttana. Quindi dobbiamo vincere. Marco Reus. Johnny. Brutta palla per Campagnaro. Non so perché. Ecco, quando io faccio così e spingo la X, non capisco perché me la dà in diagonale. Io la voglio dar dritta. Lulic su Johnny. Se lo mangia. Se lo mangia a colazione. Per colazione. Non so cosa si mangi Lulic sempre ogni volta. Attenzione. Lancio lungo per Candreva. Candreva contro Nagattiello. Candreva se lo fuma. Come è successo per ora in tut come tutta la partita. Perché. Ah!
Attenzione, con che nonchalance l'Inter ferma l'azione controffensiva della Lazio. Poi Marco Reus, attenzione. Oddio Marco, non mi deludere. Non ci posso, no, non ci credo, io non ci posso credere. Io non ci posso credere, ma che gol ha fatto? Ma Marco Reus, ma sei un fenomeno, 2-0. Ma ragazzi, che gol ha fatto? Ma dove l'ha messa? Ma dove l'ha messa? Ma dove l'ha messa, ragazzi? Dove l'ha messa? Mamma mia, 2-0, signori. Al 50esimo. Candreva. Riparte la Lazio. Doppietta di Marco Reus, ragazzi. Fuori gioco, è fuori gioco, è fuori gioco. Stai su! Stai su, pezzo di merda! Stai su! Forza che ritorna l'Inter. Forza che ritorna l'Inter. Marco Reus. Ederson. Close. Rischioso l'intervento di Ranocchia che poi lo insegue, forse questo fallo, no? Juan Jesus, può andare. Oddio, perde palla, rialzati, pezzo di merda. Juan Jesus, mamma mia, che controllo di palla, Ranocchia. Per Campagnaro, vede mia nonna laterale. Radu la tiene in campo, no? Sì, sostituzione per la Lazio, entra Felipe Anderson, esce Ederson. Oddio. Subito il primo pallone toccato da Felipe Anderson, malamente. Oddio, credo uscisse. Ah! Campagnaro, che intervento. Un macellaio. No. Juan Jesus riapre la partita. Autogol. Beh, non mi era mai successo per ora, fino adesso. Doveva succedere proprio adesso, va bene. Jonathan, quindi la partita non è ancora chiusa. Ma c'è Marco Reus comunque, che comunque. Sempre Marco è. Cicero Jonathan. Per Rodrigo Palacio, perde il pallone. Wijnaldum, attenzione. L'Inter è un po' in difficoltà. Alvarez. Buona la palla per Marco Reus. Che controlla magnificamente. Attenzione. Attenzione. Kovacic. Matteo Kovacic. Matteo Kovacic 3-1. Non so se questo segno vi ricorda qualcosa. No, non c'entra niente con Kovacic. Anche perché Kovacic non ha mai segnato. Ma Luca Toni è sempre nei nostri cuori. Grande Luca. 3-1. Matteo Kovacic. Ma Marco Reus. Non ho parole. Non ho parole. L'Inter richiude non definitivamente la partita, ma gli pone un sigillo riapribile ogni tanto quando si vuole, magari. Poi la Lazio qua giochicchia praticamente. Giochicchia, giochicchia. La Lazio sta giochicchiando. Kovacic vede Ricky Alvarez partire lento come la pece. Bello il rilancio di Marchetti. Attenzione, per Palacio. Non va più, ma Palacio non va più. Perché non va? Non capisco perché non va. Non capisco perché non vada. Ah, Johnny. Johnny. È sempre magia. Un altro cambio. Esce Gonzales. Entra Biglia. Esce Gonzales. Entra Biglia. Subito Biglia. Il primo pallone. Scarda Johnny. La dà a Lulic sul largo laterale sinistro. Ma c'è Campagnaro. Fuori gioco di rientro di Palacio. L'arbitro fa proseguire Radu, il cambio di gioco. Bello dove c'è Candreva. La Lazio si è messa a giocare con i lanci lunghi, Felipe Anderson. Bravo, bella palla per Klose. Perché? Ma perché è uscito Lloris? No, oh, io non ho spinto il triangolo. Poi vi chiedete perché lo vendo. No, non se lo chiede nessuno perché è evidente perché lo vendo. Il perché io lo vendo per 14, per 15 milioni quasi. Bella palla di Kovacic per Palacio. Xana interviene, fa ripartire l'azione con Candreva. Facciamo un cambio. 2, 3, 4, no, 2. Togliamo Palacio. Allora, togliamo Alvarez, mettiamo Jorginho Wijnaldum, no, Jorginho e Icardi al posto di Palacio. Ok, doppio cambio. Dopo restiamo così.
a meno di infortuni. Joris, uscita, poi non torna in porta. Quanto ci ha messo per tornare in porta? Royce, come si capiscono? Kovacic. Buonissima la palla per Ricky Alvarez, che la mette in mezzo. Dove c'è Rodrigo Palacio? Esce Marchetti coi pugni. Marchetto. Poi Wijnaldum, che viene da un gol fantastico contro il Milan. I suoi soliti tiri da fuori. Qui non è fallo, la Lazio riparte. Oh, mamma mia, Campagnaro, stava per fare un fallaccio. Nagatomo colpisce di testa. Konko. Filtrante. Kovacic. Alvarez. E caccia via sto pallone. Che facciamo due cambi. Mannaggia la troia, puttana. Va bene. Esce Alvarez. Entra Jorginho. No. Oddio, si era buggato. Si era buggato, si era buggato. Icardi. Ancora Icardi, può andare Icardi. La mette in mezzo, dove non c'è nessuno. Marchetti interviene coi pugni. Biglia riparte. Ma c'è Wijnaldum comunque, che fisicamente è, credo, abbastanza de devastante. Poi Kovacic. Attenzione, Icardi. Oddio, cosa stava per uscire Icardi? Va bene Mauro, va bene Mauro, va bene Mauro, va bene Mauro, non preoccuparti, va bene Mauro. Ranocchia, Biglia. Attenzione, Biglia pericoloso. Pericoloso, c'è Johnny. Interviene Ledesma. Attenzione. One Jesus. One fucking Jesus. Attenzione, Wijnaldum è ripartito. La lascia Marco Reus. Gliela ridà a Wijnaldum. Wijnaldum, può andare Wijn. Può andare Wijn. La mette in mezzo. Dove c'è Icardi, Marchetti. Troppo sul portiere questo cross. Campagnaro. Forza ragazzi, 90esimo. 2 minuti di recupero. Che palla per Marco Reus. Oh mio Dio. Konko, Konko è indietro per Marchetti. Marchetti non si fida molto dei suoi piedi. Cos'è successo? Non mi cambiavo il giocatore comunque, boh. Esce Klose, entra Floccari al 90esimo, purtroppo non potrà fare più niente. Attenzione Marco Reus. Ho tentato di metterla sul secondo palo, ma nulla da fare. E finisce qui 3-1 Inter. Grande vittoria, praticamente ho fatto 4 gol. Peccato che uno non era alla mia porta. Joris, mi dispiace venderti perché sei una brava persona, ma vaffanculo. 3-1, grandissima vittoria, veramente. Veramente grande vittoria. Marco Reus, protagonista assoluto. Quindi avanziamo. 9,6. Il Milan ha vinto, quindi Milan primo, noi secondi. Però